E questo video è sponsorizzato da Filmora 9, un nuovo programma di montaggio adatto veramente a tutti, sia a chi ha un canale YouTube, sia per chi sta cercando un programma per creare i propri filmini delle vacanze o qualsiasi altro video voi vogliate. Inoltre supporta il picture in picture, ovvero potete sovrapporre più video insieme, come i gameplay, potete registrare il vostro schermo, modificare i vostri livelli audio, creare vari effetti. Inoltre avete a disposizione anche un sacco di effetti video per creare ovviamente scene d'effetto. Sul sito inoltre trovate anche gratuitamente diversi pacchetti grafici molto molto fighi. Ovviamente approfittatene adesso e provatelo gratuitamente nel link sotto in descrizione. Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua su un nuovo deck di Fragore Ribelle. Prima di andarvi a far vedere la lista che trovate in descrizione, ovviamente vi ricordo di seguirmi su Instagram, è veramente importante, dove vi aggiorno un po' su tutto quello che faccio. Ovviamente poi c'è anche il gruppo Telegram in descrizione e tutti i siti dove comprare cose a tema Pokémon, sempre qua sotto in descrizione. Detto questo, andiamo a vedere Sandaconda V. Io mi scuso con questo Pokémon perché l'ho offeso tantissimo per quanto era brutto e per quanto facesse defecare da qualsiasi orifizio. Mi sono ricreduto, è veramente divertente. Ci ho fatto non tantissime partite perché non ho tanto tempo, ma sono uscite... cioè mi sono veramente divertito, ha una meccanica molto semplice e adesso vi farò vedere come funziona. Sandaconda V, 2,20 tipo lotta, con una sola energia fa 30 danni e in più si riprende un'energia lotta dagli scarti e se l'assegna a se stesso. Quindi in teoria scarto un'energia, una la assegno, faccio 30, quella dagli scarti la metto, turno dopo metto un'altra energia e faccio 2,20. Sabbia Spiro fa 2,20 e si scarta due energie. 2,20 non sono assolutamente pochi perché sono una sabbiata di danni nel viso, ma come andiamo a riprenderci le energie che abbiamo scartato? Perché non posso perdere tutte le volte 10 turni per caricare un Sandaconda. C'è Colossal, che questa cagata colossale è un golem di fuoco con generatore di catrame, nemmeno alle autostrade. Assegni un'energia fuoco e un'energia lotta dagli scarti a qualsiasi Pokémon nella combinazione che ti pare. Quindi magari prendo un'energia lotta, la metto all'attivo, una fuoco o una in panchina, come mi pare. Però ovviamente scarto due attaccando di Sandaconda e le riassegno su quello davanti, poi magari l'energia di mano l'assegno un altro dietro. Veramente potente. Non penso che riusciremo mai ad attaccare con Colossal, 4 energie, Slavina, Slava, Fiammeggiante, 130. Però magari alle peggio faccio Colossal su se stesso, un altro Colossal e piccico 4 energie. Io in genere cerco sempre di metterne 2 in panca, perché così ne carico 2 davanti, 2 dietro e sono sicuro che ho sempre qualcosa di carico. Dianze Prisma ci permette di fare 20 danni in più, quindi comunque questi 220 danni diventano 240, che possono diventare 250 col dojo di arti marziali, oppure se noi abbiamo più carte premio dell'avversario facciamo 40 danni in più, quindi 220 più 20, 240 più 40, 280. Che questo serpente tutto arroventato diventa devastante. Per andarci a velocizzare questo scartaggio di energie c'è Shuckle. Quando lo metti in panca scarti dal tuo mazzo fino a 3 energie base. Quindi questo a cosa serve? Innanzitutto anche per liberare un po' il mazzo, perché io comunque le energie qualcosa voglio assegnare, ma qualcosa voglio scartare, perché così quando faccio l'evoluzione di Colossal le vado subito a caricare. Quindi comunque mi va anche a liberare il mazzo. E poi c'è questo Entei, che comunque, visto che stiamo parlando di un mazzo lotta fuoco, questo Entei fa 30 danni più 90 se l'avversario ci ha messo un Pokémon KO. Quindi 90 più 30 sono 120, che comunque schifo non fanno con due energie. Poi c'è questo Blacephalon GX, che io ho messo perché in questo mazzo secondo me ci sta da 10, quasi 11, perché dopo che ho fatto Sandaconda magari ho fatto 2-3 premi, mi rimane un premio da fare e cosa faccio? Colossal, energia fuoco,
su Big Blown GX e vinco la partita. Oppure magari lo uso per dare l'energia a fuoco e fare bruciare e confondere. Comunque più che altro per il GX è una final incredibile. Cramorant, per andare a sputacchiare sui Pokémon della panchina dell'avversario, 160 danni sono due premi con Dedenne, veramente regalati. Poi comunque magari partendoci di primo turno pesco due carte dal mazzo che mi pare, quindi posso prendere, se c'ho già un rottinculo in panchina, posso prendere Caramella e Colossal, così al turno dopo ce l'ho già pronto. Comparto trainer, Caramella vabbè obbligatoria, 4 Velox, 4 comunicazioni, così abbiamo sempre quello che ci interessa, 3 dojo e poi classe Camilla o boss e ricerca accademica. I palloncini ci permettono di ridurre di 2 la ritirata, quindi cosa andiamo a levare eventualmente? Possiamo levare il Dianze che ritira 2, ridurre un minimo il Colosso che comunque ritira 4, magari se do il palloncino assegno 2 energie su se stesso, posso quantomeno salvare la situazione. 8 lotta, 4 fuoco, questo è il mazzo. E secondo me è molto divertente, un po' sottovalutato, però comunque picchia forte. L'unico punto debole forse è che a 220 di vita viene shottato molto facilmente. Però forse il gioco ne vale la candela? Non lo so. Lo andremo a vedere con le partite. Detto questo, lasciate un bel mi piace qua sotto e scrivetemi un commento anche per sapere se avete già provato Sandaconda. E niente, andiamo a vedere. Primo avversario di oggi, siamo contro Misty. Siamo contro un mistico con un mazzo acciaio psico. Sono veramente curioso di vedere cosa sia acciaio psico e normale. Non vorrei fosse un ritorno di Malamar, ma sarebbe qualcosa di incredibile. Noi ovviamente partiamo con una mano che non avrebbe senso di esistere, ovvero con Rotto Incoli. E lui c'ha un ditto, quindi non ci dice niente di che. Di conseguenza io vorrei in panchina, se possibile grazie a questa comunicazione, mi prenderei lo Shuckle, così andiamo subito ad eliminare delle energie che non ci servono, cioè, o comunque che ci serviranno quando riusciremo a piantare un Colossal in panchina, quindi speriamo molto presto, tanto dopo abbiamo Camillona da fare. Ritiriamo, mettiamo Shuckle che glielo diamo in pasto, così che non so che cosa ha questo tizio, non vorrei che mi buttasse giù quel Rolling Collie. E Bambolina, ragazzi, qui c'è da scartavetrarsi veramente il pube. Colossal c'è ma non abbiamo la caramella, quindi Camillona tattica. Niente, caramelle non escono nemmeno per sbaglio. A questo punto io farei energia su Shuckle, così non si sa mai, nel caso io dovessi ritirare per qualsiasi cosa lo posso fare. Eccolo lì. Questo, ragazzi, sarà una partita lunga, tediosa. Scarta pesca 2, scarta pesca 2, ma io finché non gli faccio premio gli evito di fare bell'elba su bell'elba in 2 secondi. Quindi vediamo prima di cercare di piantare anche un Sandaconda che non esce. A sto punto mi toccherà attaccare di Entei alle peggio. Il fatto è che Entei fa 30. Ok, Camilla ci potrebbe salvare la vita. Sbombacelo nel viso. Perfetto, cioè stiamo trovando solamente Pokémon giustamente, ma non trovo la fottuta caramella, quindi sono costretto e Constrictor a fare così: ritiro Shuckle, Cramorano, Catturbecco e ci andiamo a prendere ovviamente una caramellina al limone per rinfrescare un pochino e poi... tanto l'energia la andiamo a prendere dopo, volendo con Camilla possiamo pescare ogni ben di Dio. E facciamo così, pesco un altro Colossal sperando in una pescata fortunosa di caramella rara. Se esce la caramella rara faccio doppio Colossal e godo. Doppia Camilla e Catlina, ok.
Ci sta. Scarta 1, pesca 3. Scarta l'energia. Strategia del piccolo Sergio. Attenzione. Io devo fargli KO solamente quando sono sicuro di andare a segno ogni turno, perché non posso perdere troppo tempo. Questo Mew ci potrebbe dar noia, perché adesso gli volevo quantomeno iniziare a danneggiare Zacian. Però vediamo un attimo. Ok, ha messo un altro Gattillo, quindi non va a mettere Mew. Io posso attaccare con Cramorant come un pazzo. Perfetto. Le Deden. No, per un attimo ci volevo credere, ma va bene anche così. A questo punto io farei energia col generatore di caccole, di catrame. Eccolo lì, energia fuoco, energia lotta e ok. Se con Camilla ci dice culo e troviamo caramella colossal, noi godiamo in maniera incredibile. Invece no, non troviamo né l'uno né l'altro. Però su Cramorant gli mettiamo il palloncino. Energia su Santaconda, così siamo già quantomeno avvantaggiati per dopo. Farei comunicazione su Entei. Ci prendiamo giustamente un Colossal, sperando che nei turni a seguire ci uscisse questa maledetta caramella. Io voglio ittare Zacian con calma. Poi dopo andrò a colpo sicuro sui gattini. Non me ne frega niente. Zacian è quello che comunque mi dà due premi. Se io vado sui gattini è un premio alla volta. Ma per ora me la rischio così, anche perché questo matchup è abbastanza complicato. Bisogna andare a puntare sui Pokémon che gli fanno pescare, quindi Mincino e Zacian. Ok, sta pescando come un lurido. Io c'ho dei timbri, quindi comunque mi posso quantomeno tutelare in questa maniera. Vediamo, lui finché non mette Mew io sono a posto così. Per questo gli ho voluto ittare Zacian, perché... perché tanto quello me lo terrà sempre in panca. Se mi piantava il Mew era veramente una rottura di defecazione. Ora che tu usi il martello non capisco il nesso, perché io quell'energia me la riprendo. Non hai veramente un senso, un nesso logico. Anche perché se riesco a piazzare due Colossal, te mi puoi scartare anche tre energie, io ne riprendo quattro. E gli vonni ni diretto ano. Timbrino, il timbrino sarebbe quasi succulento. Io ho una energia, doppia energia. Io farei una fuoco su Cramorant e anche la lotta. A questo punto andiamo secchi in questa maniera. Poi farei Catturbecco, il timbro me lo tengo per dopo. Me lo tengo per dopo. Tanto lì non vede le carte che prendo, ma sicuramente se l'aspetterà della caramella. Mi prendo anche il boss, che magari ci può tornare utile per fare un KO mirato. Magari ci mette una bambola davanti, e a me quelle bambole mi stanno veramente antipatiche. Ovviamente signori, vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua sotto e commentate il video. Commentate il video, poi vi rispondo a tutti. E ci piazza giustamente la bambola davanti, ma lui, non avendo il Mew, ancora insiste coi martelli e insiste a fare testa, ma tanto è inutile. È inutile. Cioè, ti tirerei questa bottiglietta nel viso. Magari impara. Allora, continua a scartare. Ci sta. Ci sta. Lui è quasi arrivato al millaggio totale, perché una volta che ha finito il suo mazzo inizia a macinarmi carte su carte come un dannato. Io, fortunatamente, con il timbro adesso gli posso dare fastidio. Gli posso dare fastidio, assolutamente sì. Faccio generatore di catrame. Ci prendiamo due energie da mettere su Cramorant, assolutamente. Poi facciamo caramella e ancora Colossal, quindi vorrei ringraziare lui che mi ha fatto tutti questi martellini, perché se no non avrei energie da assegnare. Grazie Mistico, grazie Mistico. Prendiamo queste due energie, le diamo sui Serpentone arroventato. A questo punto io farei... lui c'ha due carte... ma qualsiasi timbro lo faccio dopo. Lo faccio dopo. Tanto comunque sti gran cazzi. Ci peschiamo due premi. Ricerca accademica e caramella rara, che giustamente prima non trovavamo. Lui è rimasto con una carta nel mazzo. Ora farà Oranguru, si rimetterà le carte dietro e via dicendo. Energia, giustamente l'energia riciclo.
si rimette la bambola, si andrà a pescare 3. E una volta che lui si è ripescato 3, io faccio il timbro e spero vivamente che quelle 3 carte non le ritrovi più. Strategia del piccolo sergente Sergio. Doppia malicia, giustamente. Ci sta, io ho 20 carte, quindi devo stare attento. Devo stare veramente attento. Ovviamente Sergio, malicia malicia, è entrato nel millaggio totale. Io, senza saperne leggere né scrivere, assegnerei 2 energie su Santa, una su Santa Conda e una su Cramorant. Ritirerei Santa, ritirerei Cramorant, tanto lui, anche se gli faccio il timbro, mi vanno il culo. Comunque questo mincino glielo voglio levare. Timbrino tattico. E così andiamo a fargli pescare solamente 2, 4, 5 carte. Ce ne ha 16. Lo andiamo quantomeno a limitare un minimo. Già, ma io ho 2 fuoco assegnate. Sono stupid. Generatore, meno male. Ci prendiamo un'altra di queste. Gliela assegniamo su Santa Conda, così siamo a posto. Sabbia Spiro. Soffiata di sabbiolino negli occhi, quello ti dà veramente fastidio. E ci andiamo a prendere questo premio onesto. Ora Colossal e Caramella erano nei premi, giustamente. Lui ci pianta la bambola davanti. Ancora bambole. Allora, lui finché non mi mette Mew va bene a bestia, perché io posso ittargli la panca come mi pare. Giustamente c'ha quella fight tag call in mano, si prende malicia, giustamente. Scarta Mew. Questa mossa mi piace. Questa mossa mi piace. Io devo fargli ancora 2 KO e poi faccio Blacephalon e gli faccio il GX. Quindi questa mossa potrebbe velocizzarci tantissimo. Spero solo di riuscire a farla. Io comunque, se riesco a tenermi tante carte in mano, posso fare Camilla e quantomeno forse reggere qualcosa in più. In questo mazzo non gioco Marni. Non c'è Marni, però vabbè, gira abbastanza bene anche senza. Malicia, quindi non ci ha fatto Surge, che va anche lui a scartare. Si è scartato Surge e godo come un surgelato. Allora, generatore lo generiamo ma tantissimo, eccolo qui. Andiamo a mettere energia su Santa Conda, un'energia su Cramorant, generiamo dell'altro, ne mettiamo un'altra su Cramorant, un'altra su Santa Conda e siamo a posto tantissimo. Andiamo a fare una ritirata pazzesca, tanto che io scarti 3 o 10. Meno male c'è Colossal che ci salva. A questo punto io direi che con un bel colpo sputo ti vado a buttare giù quell'Oranguru. Questo Oranguru potrebbe essere prezioso, perché ho visto ha buttato via una carta molto utile, ovvero Sergio gli è andata via con Malicia. Se non riesce a benciare un altro Oranguru, godo, ma penso ce l'abbia. Ho 15 carte in mano, mi potrebbe fare Malicia Surge e non so, non dovrebbe giocare McCargo perché il ditto l'ha già buttato via. Quindi mi risparmio, dovrei farcela forse per un pelo, forse. Lui è di nuovo a 3 carte, volendo dovrei avere un altro timbro che spero di trovare alla svelta. Mincino, scarta 1, pesca 2. Malicia, vediamo che cosa ci andrà a scartare. Eccolo lì, il timbro. Si leva la bambola, giustamente. Ci mette l'Orangoro davanti, gestione risorse, si va a riprendere altre 3 carte e saranno 3 carte pesantissime. 3 carte pesantissime. Eccolo lì, strategia, malicia e martello. Lui insiste con questo martello, mi fai venire da ridere. Ok, allora generiamo 1 e 2. Lo mettiamo su Cramorant e fin qua ci siamo. Questo è il giochino. Cramorant, Santa Conda e la final è Blacephalon. La final è Blacephalon per forza. 1 e 2. Eccolo lì. Ora, cosa dobbiamo fare?
siamo rimasti con 11 carte in mano. 11 carte nel mazzo. Io me la rischio. Me la rischio e gli butto giù Cincino. Tanto lui, se vuole ritirare Oranguru, ha bisogno di due energie. Che forse avrà. Avrà bisogno di uno switch. E vediamo, è rimasto con 3 carte. Quindi una era il martello, Malicia, Sergio. In teoria le prende tutte. Forse una sola non prende, ma sarà il martello. Anche se lui adesso ci dovesse fare un'altra Malicia, ci scarta 6 carte nel caso la facesse doppia. Ma infatti non andrebbe più avanti di così. Quindi questa partita ce la siamo portata a casina. Secondo avversario di oggi ed è Patricolo, Patrizio Patriottico. Vediamo un po' che mazzo hanno, non ho neanche guardato. Ovviamente voglio che esca testa. E giustamente esce testa. Ovviamente iniziamo noi perché dobbiamo evolvere il più velocemente possibile. Salve signor Patricolo, forse ci conosce. Mano pessima. Mano veramente pessima. Ok. Fortunatamente c'è la fuoco. Lui c'ha il Jirachi e io mi va bene perché comunque lui c'ha debolezza. Finché me lo lascia lì volendo due hit lo butto giù. Quelle sleeve buio non mi convincono. Vediamo che cosa ci tira fuori con la Velox. Velox per Velox mostruoso. Spiritomb. Ok. Spiritomb potrebbe essere un altro mazzo complesso. Cintura frenesia, giustamente gliela vai a mettere. E poi cos'è quella a fare? Terrakion. Non l'ho mai visto giocare, non so neanche che cosa faccia. Io ho queste due ricerche e potrebbero essere succose, però mi scoccerebbe buttare via la caramella perché non so quante ce n'ho nel mazzo, non vorrei che di avere le altre nei premi, però va bene. Spiritomb se la sente, l'ha messo già davanti, lui vuole che io gli faccio 30 danni perché così me li rivoga contro. Ma coi cazzo, ci fa 40 danni. Camillona ha il limone assolutamente, gli metto il dojo. Vosso di sicuro non assegno nemmeno. Eccoli lì, tutti insieme. Rolling Collie, Shackle e ovviamente vado a buttarmi via un'energia fuoco e un'energia, meglio, tre energie. E poi posso fare Velox su energia, prendermi un Dedenne pastoso e me la voglio rischiare. Tanto abbiamo altri Colossal. Vai così, pastoso ti voglio, pastoso. Non tanto, non tanto. A questo punto lui probabilmente assegnerà un altro danno. Io faccio energia su Entei, detto anche Entai, e finiamo il turno. Ora lui ci attaccherà, dovremmo reggere un altro turno. A meno che non succedano cose incredibilmente strane. Io poi faccio energia lotta e gli faccio KO e invece no. Ci mette Jirachi, ok. Forse per un attimo ha avuto paura, ha visto che non ho attaccato e si è cagazzato sotto, eh. Un altro Spiritomb, sperando che non abbia il Jinx subito, perché sennò inizia a spostare danni su quell'affare e diventa veramente grosso. Eccolo lì, accumula, dispettoso. Cintura frenesia, ok, lui c'ha tutte cinture su cinture, ricerca accademica. Questa ricerca è veramente forte. Desiderio, eccolo lì signori. Le cosa ha trovato? Niente. Non ha trovato niente, quindi ci va a fare una settantina di danni. Giustamente. Noi però un colpo forse glielo riusciamo a dare. Forse. Allora Santa Conda lo metto. L'energia a questo punto la metto su Entei e mi faccio anche Camilla, sperando che di trovare qualche carta decente. Sì, grazie, grazie. Finalmente una mano decente. Possiamo fare Colossal, doppia energia. Grazie, grazie veramente tante. Poi posso fare comunicazione su Cramorant e prendermi, volendo, un altro rotto in colica. E adesso, se dovesse uscire un'altra caramella, godiamo a spruzzino.
Quindi, criniera di fuoco, 110 danni. E via così. Perfetto. Perfetto l'energia, molto succulenta. Lui dopo ci fa KO molto facilmente sia con Spiritomb che con il terrazzo lì, Terrakion. Vediamo cosa troverà con Jirachi. Megaball. Megaball detta anche mega inculata, perché spesso e volentieri non trovi mai quello che ti serve, o se trovi qualcosa trovi sempre la roba sbagliata. Terrakion, ok. Se i tuoi Pokémon in panchina hanno almeno un segnalino danno, fa 150 danni in più. Rotto. Veramente broken. Jinx, sposta il danno. Eccolo lì. Ritira e ci fa un bordello di danni. Segnali rupestri. Bruttissimo come nome. Io a questo punto esco con il serpentone sputa sabbia e ti vonni il viso. Eccolo lì. Comunicazione pazzesca. Allora, energia e la si mette. Me ne basta una perché tanto non ha senso caricare altra roba dietro. Demetto un'altra energia così a caso, così siamo già pronti per dopo. 1, 2, nel caso uscisse qualcosa di interessante da mettere in panca, posso dare l'energia come mi pare. Un'altra comunicazione, ho bisogno della caramella. Così faccio, comunicazione Blacephalon. Ecco la caramella, gli si va nel viso proprio così, ding 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 ding. Comunque Roly Coly è qualcosa di bruttissimo, vada in roba, c'ha quell'occhio, pare un fanale di uno scooter. Pazzi. Camilla ce la spara nel viso. 6 carte, vediamo un po' che trova. Ok. Danno su Spiritomb. Ok. E Jinx. Il problema di Spiritomb è che se maxato ci riesce a fare 2,20 se non sbaglio. Ce la dovrebbe fare. Forse arriva a 2,10, però comunque tanti danni li fa. Lui ci fa 50 e non ci esce. Continuano ad uscire comunicazioni. Allora comunicherò. Comunicherò. E mi vado a prendere un Cramorant. Voglio casomai buttargli giù qualcosa dopo. Intanto lo bencio come Camillo. Facciamo 1 e 2. Una davanti e una Indreo. E a questo punto sabbia spiro. 2,20, sbembere bem. E andiamoci a levare due energie. Una fuoco, una lotta. E via. Un altro premio. Dianze. Dianze non lo sto usando tanto perché a parte prima era un matchup dove un colpo andava giù. Anche questo un colpo va giù e va bene. Questo... E sta rendendo le cose abbastanza complicate questo matchup da mono price. Lui fa 3x4, 12 più altro bordello di danni, grazie. Se mi fai una Mary adesso, godo. Godo perché non ho niente in mano. Quei due Jinx rompono. Cioè meglio, quel Jinx rompe. Eccolo lì. Vediamo se troviamo qualcosa di buono. Cioè io dopo avrei pescato due Santaconda. Così. Va bene. Va bene gioco, va bene. Comunicazione. Vediamo un po' che cosa si andrà a levare per andarsi a prendere cosa. Un altro Spiritomb. Cioè lui ha levato Spiritomb per prendersi un altro Spiritomb. Ok. Forse stava cercando il Mew. Forse si gioca il Mew. Eccolo lì, 50, e dovrebbe farci un KO immenso, 2,20. Quindi tanta roba. 2,20 ci fa un KO mostruoso e ha recuperato tutti i premi che gli si era dato di vantaggio. Io guarda, lui c'ha 10 di vita, ma sai che? Io ci piazzo Roly Coly, pazzesco mostruoso. Avrei pescato... Ho pescato 3 Santaconda in 4 carte, non c'è verso. Questa la mettiamo così. Tanto mi pizza la barba. Carica, 10 danni, una carichina leggera che diventa 20. Ci prendiamo un premio molto succoso. Bella mossa sì, perché te poi mi fai 2,20 in muso e un te li voglio regalare tu premi. Noi ci sa questa Velox succosissima per prenderci volentieri un Blacephalon.
Quindi adesso ci manca da fare solamente un premio. Un premio. E lo possiamo fare bene. Nel senso, sta caricando l'altro Spiritomb. Se vuole attaccare per forza di cose, ci deve portare avanti quello Spiritomb. Io poi gli faccio KO con Santaconda e devo sperare vivamente, vivamente, che non abbia né la benda della minchia, la cintura, né l'energia. Né l'energia, perché sennò siamo rovinati. Scambio, ok. Le, ci mette Jirachi. E si prende Boss Order. Questa mossa non ci voleva, perché se ci dovesse fare 220 su Santaconda siamo rovinati. Ci fa 100 danni su quell'aggeggio e si va a prendere un solo premio. Ok. Tutto sta nell'oscuro di adesso. Dobbiamo veramente essere bravi. Dobbiamo essere bravi adesso. E più che altro sculati. Più che altro sculati. Ci esce Baby Blow. Ah, meglio, Big Blowns. Facciamo così. Generatore, energia, energia. Una davanti e un'altra davanti. A questo punto io attaccherei a secco. Sabbia Spiro. 2,20 e dobbiamo incrociare le dita che lui non abbia la mossa del KO. Perché lui volendo può mettere un segnalino danno su Spiritomb. E se c'ha la Rainbow ne mette un altro e ci fa KO. Se c'ha ovviamente anche la cintura. Velox Ball. Vediamo un po' cosa si andrà a prendere. Non penso un altro Spiritomb perché non so se ne ha ancora. Deden, prova il tutto e per tutto. C'ha 13 carte nel mazzo. Boss Order. Giustamente. Giustamente ci va a buttare giù Deden. Guardate come si deve perdere questa partita. Guardate come si deve perdere. Ora farà Energia Spiritomb. Ci fa 160. Ma questa faccina mi fa godere. Ma faccio una questa faccettina di stupore. Io a questo punto ciuccerei l'orlo della Tassoni e si va. Voglio vedere cosa deve cercare con Desiderio. Non ha modo di riprendersi le energie speciali. Retino di recupero, ok. Altro segnalino su Spiritomb. Ritira, mette Jirachi. Lui forse spera che io non possa ritirare Deden, quando poi per me è uno scherzo ritirarlo. Mega Ball, ancora ci prova. Signori, ci siamo portati a casa questa partita incredibile. Per un attimo ho creduto di perdere, ma molto amaramente. Matchup non facile sicuramente. Sicuramente non facile. Io ritirerei il topolone e niente. 2,20 che diventano 2,30 in the face. E ci siamo portati a casa questa partita pazzesca. E ragazzi, vi voglio omaggiare. Andiamoci a trovare un terzo avversario. Ultimo avversario di oggi. Dammundic 90, ok, glielo daremo. Ovviamente signori, se siete arrivati fino a qui con il video, commentate con Santanaconda. Voglio vedere quante persone commenteranno con Santanaconda. Ovviamente vi lascerò il cuoricino a tutti. Oh, finalmente si è deciso a lanciare la moneta. Intanto messaggi incredibili dal buon Instagram. E partiamo con una mano che oserei dire pazzescamente scrausa, perché non ho carte per pescare. L'unica carta che ho per attaccare è Santaconda, ma anche lui non parte benissimo. Quindi forse possiamo avere un margine di vantaggio, sempre che riusciamo a pescare qualcosa di decente. Lui gioca Dragaffare qua, Mary. Gracias. Vale bellezza. Secondo me il mio mazzo non è mischiato, ma va bene così. Ok, fortunatamente Colossal ancora, anche se lo metto sotto mi riesce come Diglett da Buki. Facciamo così, camilliamo, sperando di riuscire a trovare Roly Coly, neanche morto.
Però leverei una vecchia che tanto non ci serve attualmente. E cosa possiamo fare? Andiamo secchi con Roly Coly. Se poi, sputa caso, riusciamo a trovare un Pokémon, io intanto faccio mangia sabbia. Se riusciamo a trovare un Pokémon, io faccio comunicazione, prendo quell'aggeggio enorme, caramellina e limone, e lui si evolve in quella cagata colossale. Non sarà facile buttar giù Dragapult, perché c'ha 320, quindi bisogna per forza fare due hit. E non sarà facile, non sarà facile, dobbiamo riuscire a colpirlo prima, dobbiamo riuscire a colpirlo in tempo. Ovviamente abbiamo il KO sul V, ma non sul VMAX. Per dire, se lui adesso non riuscisse ad evolverlo nel VMAX, se top decchiamo boss order, io gli faccio un KO immenso. Sempre che l'avversario si muova, perché mi si sta incollando la maglietta, dio di dio. Finisce il turno. Oh, non hai niente in mano, potresti passare. Questa mano è su cosa? Godo, godo. Bada e bellezza, energia, e si fa una ricerca ricercata. Vai così. Bada che pescaggio. C'ho tutto in mano, non ci credo. Non ci posso credere. Io una sabbia aspirata e gliela fo. 2,20. Si scarta 2 e si vola. Si vola. Lui adesso ci facciamo questi due premi abnormi. Comunicazione e Roly Coly. Che comunque non ci serve. Ma va bene uguale. Tanto una cosa o nell'altra vediamo. Lui sicuramente adesso avrà energia. O qualcosa infatti. Cioè aveva sicuramente l'evoluzione, perché non mi avrebbe mai mandato in pasto il Dragapult V così a caso. Velox su Switch. E si prende un Dedenne Hyper strasbrilluccioso. Skateboard di fuga su Inkei. Bada me la gira. Adesso sicuramente avrà trovato l'energia per attaccare. Mary. Questa Mary adesso è un colpo... proprio un pugnale nelle costole. Dynaspettro, 130 danni e sparge 60 dietro. Sono curioso di vedere dove andrà a spargere. 40 e 10, sono 50 danni, scusate. 40 e 10, ok. Ci può stare. Io, senza saper né leggere né mangiare, farei queste due energie lì davanti. Perfetto. Darei l'energia lotta su quello dietro per correttezza interiore. Sabbia spiro 2,20. E al prossimo turno lui, se non ci fa KO strano, per dire, sul Colossal, noi si fa tre premi. Se no si rosica male. Tesoro Mysterious. Scarta Girashi e prende Giratina Sturbo. Giratina di tuoni perduti. Energia dietro, tesoro misterioso. Quindi si va ad aggiustare i danni con Giratina. E quindi Dynaspettro. Si va a fare due premi. Ci sta. 50 danni sul Colossal. Ok. Si va a prendere due premi, noi per adesso ne facciamo tre. E se ci dice bene, noi poi dopo possiamo fare il GX di Blacephalon. Giustamente, direi. Io farei generatore e darei le due energie su Santaconda, per forza, perché abbiamo bisogno del KOOO. Camillona e ci esce praticamente tutto. Dianze lo metto, così andiamo sui sicuri, gli si fa quei 2,40, così che se li ricordi. Eccolo lì, sabbia spiro e va bene così. Lui dopo io spero di riuscire a salvaguardarmi quel Colossal, perché ho veramente bisogno di poi fare il GX di Blacephalon, perché così abbiamo vinto easy. Non riuscirò mai, dico mai, a buttare giù 320 quel dragacoso. Quindi
giratina e va, ci va a mettere i danni giustamente sul Colossal, ma, e dico ma, Colossal c'ha 160 punti vita, quindi anche se lui ci dovesse fare il Dyna Spettro su Colossal, cosa sicuramente farà? Eccolo lì, me lo aspettavo. Noi signori abbiamo vinto. Noi signori abbiamo vinto. Gli si fa vedere proprio nel viso qui Blacephalon, generatore di catrame, l'unica energia fuoco che avevamo a disposizione, la mettiamo su Blacephalon. Energia su Santaconda, palloncino, ritiriamo. Che bellezza, che bellezza. Una partita che sicuramente perdevamo se non c'era Big Blown. Io signori, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace qua sotto, se siete nuovi iscrivetevi al canale, noi ci si vede prossimamente con un nuovo video, ciao a tutti.